Sindaco Tosi, allora tantissimi militanti a questo congresso, l'hai detto, deve essere l'occasione per cambiare pagina. Che pagina va scritta della Lega in questo momento? Ma la Lega ha un programma dei valori che sono gli stessi da quando è nata, dall'89 quando nasce come Lega Nord. È bello che, cioè, spiace per qualcuno, ma che ci sia un congresso dove in una sala da più di 1500 posti si sia dovuto contare uno per uno che voleva entrare, perché sono troppi quelli che vogliono entrare e fuori ce ne sono comunque altre centinaia seduti davanti ai maxi schermi, vuol dire che è tornata la partecipazione, la voglia, e la pagina da voltare è quella che è il compito di Matteo Salvini. La prima svolta l'ha data Bobo Maroni, chiudendo in parte con un certo passato che è quello che ha creato danni anche in questi giorni a Movimento. Matteo Salvini deve svoltare definitivamente. La Lega è fatta di tantissimi bravi militanti, di brave persone, imprenditori, amministratori, i nostri governatori, i nostri ambasciatori a Roma, diciamo, i nostri parlamentari. Bisogna ripartire da quelli stando sul territorio, come una volta, bisogna ritornare lì. In questo momento stanno parlando i rappresentanti delle delegazioni di movimenti che hanno partecipato, movimenti europei che chiedono un'Europa diversa. Quanto conta per un amministratore locale come lei avere un'Europa diversa? Bah, conta per i cittadini che amministri, perché noi oggi tutte le direttive europee le subiamo, in tutti i generi, commerciali, addirittura adesso ne sta venendo fuori una che è demenziale se uno non conosce com'è l'Europa, ma è pericolosissima per com'è l'Europa, addirittura vorrebbero uniformare i tagli dei vestiti, degli abiti, che per il Made in Italy, per la creatività italica in questa materia, è chiaro che vuol dire una limitazione, ma perché quando concepiscono queste norme a livello europeo lo fanno sempre sapendo dove vogliono arrivare, e in questo caso per far danno evidentemente al Made in Italy e all'alta moda italiana. Quindi per questo dico, dall'Europa bisogna difendersi, e oltre a difendersi, visto che noi siamo dei contribuenti netti, perché noi all'Europa diamo più di 8 miliardi all'anno per aiutare altre realtà che spesso stanno meglio di noi, perché vanno ai paesi neocomunitari, a quelli dell'est che stanno meglio di noi quei soldi, e allora almeno che a livello di rapporto con l'euro, rapporti valutari, rapporti bancari, regole commerciali, che ci si difenda come paese. Noi abbiamo da decenni dei governi imbelli che dal punto di vista del rapporto con l'Europa non hanno mai saputo contare. Come si può rispondere al disagio di questi giorni, al disagio che si sta manifestando anche da parte di categorie che prima non l'hanno mai manifestato così fortemente, dagli artigiani e gli altri? Ma quella è la misura della situazione. Abbiamo un Parlamento, un governo in particolare, che tira a campare, perché anche l'ultima legge di stabilità non serve assolutamente a nulla. E non credo ignorino, secondo me scientificamente loro aspettano che arrivi l'Europa, ma non per trattare con l'Europa, per far la fine della Grecia o dell'Irlanda, che l'Europa viene qua col bastone e ti comanda e ti dà gli ordini. E il pericolo è quello, perché secondo me una parte della politica romana scellerata, che non ha saputo far nulla, non ha voluto far nulla in questi decenni, adesso si siede in attesa che arrivi l'Europa per poi dare la colpa all'Europa. Però bisogna cambiare le cose prima. Il grido di disperazione che viene dai cosiddetti forconi è questo, cioè c'è un'economia reale che è disperata. E prima o poi quei numeri aumenteranno, ma non per solidarietà, perché ci sarà sempre più gente in difficoltà, cittadini e imprese. Ultima domanda, quindi a questo punto cosa bisogna fare? Bisogna andare subito al voto, come chiede questo movimento? Come si deve muovere la politica italiana? Beh, allora intanto bisogna fare una nuova legge elettorale che consenta ai cittadini di scegliere chi eleggono, anziché che le scelte le facciano i partiti, e che consenta di governare. Qualcuno deve vincere le elezioni e qualcuno le deve perdere. Quello è il requisito minimo, ma quello lo si farà perché la precedente norma è stata dichiarata incostituzionale. Fatto quello, se il buongiorno si vede al mattino, in questo caso è il cattivo giorno perché siamo in piena notte, cioè con un governo che è fermo, se il governo resta fermo meglio votare.